Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale, sono Giulia Frigo. Allora, il calciomercato è iniziato da un po'. Nel video oggi ho fatto un piccolo recap di tutti quei termini, quei concetti che bisogna sapere durante il mercato per essere in grado di capire le notizie. Più che le notizie, i tweet, perché comunque nella notizia ci spiega abbastanza bene. E i tweet a volte sono criptici o parlano per termini e magari una persona che è meno informata oppure che magari sente frequentemente questi termini ma non si è mai seduto a leggere che cosa davvero vuol dire, oggi li vediamo tutti insieme. Ho anche inserito le traduzioni così, visto che ci sono tanti che ormai parlano, vabbè, lo stesso Fabrizio Romano che ha sempre parlato in inglese, però ce ne sono altri che magari fanno metà, fanno i tweet sia in italiano che in inglese perché così hanno più audience, vedremo anche le traduzioni, così facciamo proprio tutto completo. Allora, come dovrebbe funzionare? Dovrebbe funzionare così: il club A vuole un giocatore del club B, quindi si mettono in contatto, parlano, contrattano, se arrivano a un accordo, il club B dice al suo giocatore: guarda, abbiamo ricevuto questa offerta, quindi tu ovviamente hanno bisogno dell'approvazione del giocatore, ma c'è questo interessamento e noi saremo aperti a venderti. Così lui contatta il suo agente, se la cosa gli va bene vanno a contrattare con il club A i termini personali e insomma la trattativa va avanti. In realtà la maggioranza delle volte ormai succede esattamente il contrario, ovvero il club A, a cui interessa un giocatore del club B, si mette in contatto con l'agente, sempre tutto in modo molto discreto, perché comunque se no, cioè, ecco, sarebbe contro le regole, ecco, contattare e parlare con un giocatore di un altro club, ma comunque sia, non importa, si mettono in contatto con la gente, vogliono capire, tastare il terreno se il giocatore è disposto a lasciare il club, se si parla dei termini personali, quindi i famosi personal terms vengono affrontati subito, e quando si parla di termini personali si intende il salario, la commissione sull'ingaggio, gli eventuali bonus, anche benefici aggiuntivi, non so, l'alloggio, proprio termini personali sia sul campo, anche la posizione per esempio, tutte quelle cose che hanno a che fare con la relazione fra il giocatore e il nuovo eventuale nuovo club, tutto quello. Una volta che tutto viene discusso, allora il club A, con la sicurezza di avere l'accordo del giocatore, attraverso il direttore sportivo eccetera eccetera, si fa avanti con il club B, ovvero il titolare del giocatore. Per questo, se ci fate caso, in tantissimi tweet di notizie su la trattativa che sta andando in porto eccetera, scrivono: i termini personali non sono un problema, sono già stati discussi. E logicamente, se davvero la trattativa, se davvero il club non avesse contattato il giocatore prima, non sarebbe possibile questo, perché come fanno ad avere i termini personali già concordati se la trattativa si sta ancora sviluppando tra i club, se l'accordo ancora tra i club non c'è al 100%. Quindi tutte le trattative iniziali si svolgono ovunque, su Zoom, anche su WhatsApp, ho letto, diceva un agente, fino a che trovano appunto un accordo. Nel momento in cui c'è l'accordo, o comunque sia, si avvicina un accordo, allora viene formalizzata un'offerta. Cioè, insomma, i club non si scomoda a fare un'offerta vera e propria finché non sanno che comunque qualche tipo di accordo c'è. Ora può essere un accordo solamente verbale, di principio, però comunque sia, le trattative sono già avanzate. Infatti, se ci fate caso, ogni volta che un'offerta è stata rifiutata, in realtà non era per mancanza di interesse in quell'offerta, era semplicemente, per esempio, la West Ham ha rifiutato l'offerta dell'Arsenal non perché non andasse bene, ma perché preferiva un tipo diverso di pagamento, una struttura di pagamento diversa piuttosto che tutte quelle rate che aveva proposto l'Arsenal, oppure il Chelsea che ha rifiutato all'inizio la somma dello United non è che non volesse venderglielo, ma voleva più soldi, quindi alla fin fine comunque l'accordo o l'intenzione di concludere quella trattativa c'è. In alcuni casi però il club B, ovvero il titolare, potrebbe anche infastidirsi di questo contatto primario con il giocatore senza che sia data l'autorizzazione da parte loro al colloquio, e questo è il tapping, cioè quando appunto un club di sua iniziativa, diciamo forse anche in modo un po' irrispettoso, nel senso che il club B molte volte lo immagina, però dipende anche come è fatto, no? E mi ricordo nel caso di Van Dijk, il Southampton era
nero, nero con il Liverpool. Infatti la trattativa non è andata in porto quella volta lì, è andata in porto nella sessione successiva perché li hanno proprio denunciati alla UEFA per appunto questo tapping. Così come viene stabilito il salario del giocatore, viene anche stabilito il compenso dell'agente, che si aggiudica una percentuale del valore del contratto del suo assistito. Quindi ovviamente più si aggiudica un grande contratto, più sarà il compenso anche per l'agente. Vi metto qua a fianco, ho trovato la tabella con i compensi pagati da tutti i club, c'è la classifica, diciamo, da quelli che hanno pagato di più a quelli che hanno pagato di meno, di tutte le commissioni che hanno pagato i club di Premier League agli agenti nell'ultima sessione di mercato. Che poi in realtà la gente ha molte carte da giocare per riuscire ad alzare la sua commissione. Perché, per esempio, se il giocatore è molto richiesto, la gente può giocarsela con i club per darlo al miglior offerente per quanto riguarda anche la sua commissione. Poi, sicuramente una delle fasi obbligatorie di passaggio che possono compromettere un trasferimento sono le visite mediche, perché ovviamente è obbligatorio passare al 100%, ovviamente sulla salute non si scherza. Queste visite comprendono molte fasi, ma comunque principalmente c'è un esame cardiaco, l'elettrocardiogramma, quelle proprio come cose principali, e poi fino ad arrivare a una serie di dettagli che non sono tanto dettagli, anche solo un problema che potrebbe pregiudicare la prestazione viene comunque. Allora, a dire la verità, dipende dal grado di importanza di questo difetto nel giocatore, diciamo così. Se è una cosa che comunque con il lavoro o comunque con delle cure può essere facilmente, diciamo, risolvibile, viene annotata e viene inserita nel concetto, viene tutto annotato, però non pregiudica il trasferimento. Invece, a volte, come nel caso di Ziyech, come abbiamo visto, viene ritenuta di un'entità troppo, diciamo, troppo importante per non intaccare la prestazione del giocatore durante l'anno e quindi salta tutto. Allora, è una parte molto importante, però sicuramente, diciamo, è una cosa che non ci si aspetta normalmente che un giocatore non passi le visite mediche, comunque succede, però se ci fate caso di tutti i tweet in cui si dice che il club pagherà la clausola, quindi trigger the release clause, si dice dopo, cioè prima fai le visite e poi si dà proprio quell'annuncio lì, perché ovviamente non avrebbe senso annunciare che il club pagherà la clausola senza sapere se tutto è andato a buon fine. Allora, ci sono due tipi di trasferimento: trasferimento definitivo, ovvero il passaggio definitivo da un club all'altro, nel caso in cui il club proprio compri un giocatore, oppure quello in prestito. Nel caso del trasferimento definitivo c'è la transfer fee, la tassa di trasferimento, quello che il club appunto deve pagare, a volte rimane undisclosed, cioè non viene comunicata, non si sa effettivamente alla fine quanto il club ha speso, potrebbe essere una richiesta del giocatore, dell'agente, oppure del club, oppure entrambi. Sono d'accordo di non rivelarlo. Invece è sempre più frequente il trasferimento in prestito e ci sono vari tipi di prestito. C'è il prestito secco, ovvero quello che prevede che il giocatore passi nell'altro club, ma che non ci sia nessuna possibilità per il club dove il giocatore è in prestito di comprarlo, insomma di riscattarlo in nessun modo, proprio prestito secco, come è il caso di Fabio Carvalho, che è passato dal Liverpool all'Lipsia, ma il Liverpool assolutamente non ha voluto sapere di inserire nessuna clausola perché l'Ipsia potesse, dopo questo anno di prestito, comprare il giocatore. Invece poi c'è quello con diritto di riscatto e quello con obbligo di riscatto. In entrambi i casi sono fissate delle condizioni sia per quanto riguarda la performance del giocatore, sia per quanto riguarda il lato economico, per l'eventuale riscatto del giocatore. Nel caso del diritto, il club potrebbe, sborsando una certa cifra stabilita, riscattare il giocatore. Nel caso dell'obbligo, il club in cui il giocatore è in prestito si impegna a comprare quel dato giocatore dal club da cui l'ha preso in prestito, però solamente se vengono soddisfatti quei criteri inseriti nel contratto, ovviamente. Le condizioni per l'obbligo di un acquisto a titolo definitivo sono sempre relazionate alla performance calcistica, ovvero c'è un certo numero
di partite che il giocatore deve giocare, oppure soprattutto poi dipende dal ruolo, se è un attaccante magari certo numero di gol, oppure ci sono anche delle clausole relative al raggiungimento dell'Europa o meno, quindi quello proprio varia tantissimo a seconda di quale sia il club dove va in prestito, il giocatore, che tipo di giocatore è, il ruolo, insomma, lì si apre un mondo infinito. Poi però ci sono altri paletti, per esempio c'è il prestito con diritto di riscatto e anche controriscatto. Il giocatore passato dalla squadra A alla squadra B viene apprezzato e dà il meglio di sé in quella squadra B, e la squadra B vuole trattenerlo, quindi si avvale del diritto di riscatto. Se comunque nel contratto c'è il diritto di controriscatto, la squadra A può pagare quel controriscatto e riprenderselo comunque. Poi c'è anche il prestito valevole per più tempo rispetto al classico anno, cioè alla classica stagione. C'è anche quello in vigore per 18-24 mesi. Poi parliamo invece della clausola rescissoria, buyout clause o release clause. Questo ovviamente per quanto riguarda il trasferimento definitivo da una squadra all'altra, quando una squadra decide di comprare un giocatore, può, se nel contratto del giocatore con la sua squadra attuale è prevista una clausola rescissoria, un club può decidere di pagare quella clausola e il club del giocatore deve cederlo. Quella clausola si inserisce nel contratto quando questo contratto viene appunto steso la prima volta, però poi può anche essere rivista negli anni. Anche perché ha senso che il club si impegni a dare più soldi al giocatore aumentando l'ingaggio, però da parte sua si protegga, fra virgolette, si tuteli aumentando notevolmente la clausola. Un club che vende un giocatore può anche far inserire nel contratto una clausola di prelazione, la first refusal clause, come è stato il caso del Real Madrid quando ha venduto Odegaard all'Arsenal. E in cosa consiste? Se l'Arsenal un giorno volesse vendere Odegaard, il Real Madrid avrebbe la prelazione, cioè potrebbe decidere di ricomprarlo e avrebbe, diciamo, un vantaggio rispetto a tutti gli altri acquirenti. Se invece Real Madrid dice no, non ci interessa, allora l'Arsenal avrebbe completa libertà di venderlo a chiunque. Poi ovviamente invece c'è il caso del free agent, cioè del trasferimento gratuito a parametro zero, che avviene quando un giocatore non ha rinnovato con una squadra al termine del contratto, il contratto finisce, il giocatore formalmente non ha più nessuna squadra e quindi ovviamente può trasferirsi in qualsiasi altra squadra senza che alla sua ex squadra ormai vada nessun compenso, ovviamente, perché il contratto è finito e lui non ha più nessun obbligo verso quella squadra. I giocatori sono autorizzati a cominciare le trattative con una nuova squadra quando scattano i 6 mesi dalla fine del contratto. Quindi nel caso di Mbappé sarebbe da gennaio. Il contratto scade a giugno e quindi da gennaio insomma, scattano gli ultimi 6 mesi, e quindi lui potrebbe iniziare tranquillamente a negoziare con, non lo so, Real Madrid per esempio, o qualsiasi altra squadra. E altra cosa, a volte si parla di un accordo di principio. Quando leggiamo questa cosa, in realtà vuol dire che un accordo sia stato trovato soprattutto magari fra i club, però la cosa potrebbe ancora saltare perché magari il giocatore e il suo agente stanno ancora cercando di trovare un accordo per quanto riguarda le commissioni di ingaggio, i diritti d'immagine, i bonus rendimento, insomma, tutta una serie di questioni che hanno a che fare con i termini personali, che comunque potrebbero ancora far saltare totalmente l'accordo, perché il giocatore, se dice no, ecco, questa è una cosa di cui si è parlato molto ultimamente. E non è vero che un giocatore può essere costretto, un giocatore non può essere costretto, anche, ma cioè, parliamo anche di un contratto di lavoro normalissimo, nel mondo normalissimo, e non solo nel mondo del calcio, non si può costringere nessuno a fare niente. Sì, ci deve essere, cioè se il Paris Saint-Germain vuole vendere Mbappé a una qualsiasi squadra, se lui dice no, non possono forzarlo e venderglielo, non possono. Ma dicevo della discussione della contrattazione per i bonus tra agente, giocatore e la nuova squadra. Parliamo un attimo di bonus, ecco. Allora, i bonus, ovvero add-on, quando leggiamo, no, magari una certa cifra più add-on, vuol dire quelli sono i bonus. Cioè, lo stesso concetto, diciamo, sia per quanto riguarda la vendita, cioè quando leggiamo che un club ha comprato un giocatore per quei soldi lì più i bonus, oppure bonus compresi, e poi quando si parla del salario del giocatore, che è quella cifra lì più bonus. Il pagamento del bonus in entrambi i casi scatta nel momento in cui il giocatore raggiunge dei termini prestabiliti, principalmente per quanto riguarda la prestazione. Poi
Poi a volte il club che vende fa inserire nel, insomma, contratta per avere nel contratto anche una clausola per la successiva vendita, come è successo comunque sia con Tonali, comunque succede varie volte anche su Boslai, una certa percentuale del prezzo del cartellino andrà al club da cui quella squadra ha comprato il giocatore. Quindi una percentuale del guadagno di qualsiasi cessione futura andrà nelle tasche di questo club, che è stato furbo abbastanza da contrattare l'inserimento di questa clausola. Poi c'è anche il bonus fedeltà, ed è una cosa di cui si è molto parlato quando Mbappé ha rinnovato con il Paris Saint-Germain, ovvero per essere rimasto lui riceve una certa somma. Infatti se lui andasse via quest'estate, il bonus fedeltà ha incassato già una parte di quel bonus, ma non gli verrebbe pagato in toto perché non ha portato a termine il suo contratto. Altra cosa da chiarire è la tendenza che c'è oggigiorno, insomma, il transfer fee molto raramente viene pagato in una volta. Normalmente viene pagato a rate, viene pagata una certa somma in anticipo, poi un'altra piccola percentuale magari dopo il primo anniversario, il secondo anniversario. Poi un'altra somma scatta quando il giocatore riceve, raggiunge tot presenze. Insomma, anche nel caso del pagamento viene stabilito a seconda del contratto, però magari il club che compra cercherà di spalmare il pagamento della questa transfer fee in quante più rate possibili e secondo appunto il raggiungimento di tutti questi passi mano a mano. Altra cosa che è molto importante da considerare quando si considera ciò che il club spende è che il club non spende solo la cifra che i giornali ci raccontano, ma spende tutti gli ingaggi annuali sommati che riceverà il giocatore, vanno aggiunti, cioè la spesa complessiva non è il transfer fee, è il transfer fee più l'ingaggio anno per anno. Quindi quella cifra, sommando tutto, quella cifra è quello che è quello l'investimento del club. Ora finisco con una specie di lista di alcuni vocaboli che potrei aver lasciato fuori, potrei non aver parlato in questo video, che però fanno parte di tutto questo processo, per vedere un po' se ho lasciato fuori qualcosa. Allora, ce l'ho qui di fianco e mi sono guardata quanti più tweet possibili degli account che seguo. Ho fatto una specie di riassunto dei termini che vengono usati il più possibile. Molti li avrete visti già durante questo video, li avrò messi di fianco a me. Quelli che non abbiamo ancora visto li guardiamo ora. Allora, ovviamente c'è, vabbè, il bid, final bid, verbal bid, si parla sempre dell'offerta. Una cosa interessante di cui in realtà non ho parlato ancora è quando dicono che il contratto viene firmato with an option, cioè con un'opzione per rinnovare magari un ulteriore anno, cioè magari firma un contratto di 3 anni con un'opzione per un quarto anno, come è stato il caso di Gundogan con il Barcellona, e quell'opzione sarà valida se durante quei 3 anni verranno raggiunti determinate condizioni. Poi ovviamente abbiamo, vabbè, quando si parla di medical vuol dire test medici, vuol dire insomma le visite mediche. Molto spesso vediamo, quando parlano di giocatori e delle trattative, diciamo normalmente 3 termini che indicano tutti gli agenti, insomma l'entourage del giocatore. Poi in alcuni casi, diciamo più rari ma comunque esistono, c'è la risoluzione consensuale del contratto. La vediamo più spesso per quanto riguarda gli allenatori, no? Quando si raggiunge comunque un accordo, perché si parla internamente, si raggiunge appunto un accordo di risolvere il contratto consensualmente, allora anche i termini economici saranno diversi, si trova un accordo fra le parti e non sarà così pesante a livello economico per il club. Diciamo normalmente l'indennizzo sarà minore, a volte succede anche con i giocatori, con i giocatori comunque, soprattutto quelli che magari sono più alla fine della loro carriera, magari da quei giocatori che non sono più soddisfatti, vogliono assolutamente lasciare il club. Poi quando si parla di trasferimento appunto definitivo c'è anche la signing on fee, ovvero la tassa di ingaggio, che è una somma di denaro che si paga per assicurarsi il trasferimento del giocatore. Ed è una cosa che va a sommarsi in realtà al salario. Normalmente c'è salary plus signing on fee, quindi è comunque, non fa parte dell'ingaggio del giocatore, è una cifra in più che il giocatore riceve. Sembra di non aver lasciato fuori niente, o comunque a livello almeno generale. Ovviamente ci sono tante cose che vorrei approfondire e andare un po' più nello specifico, però questo deve essere più una cosa a livello generale, cioè facciamo una carrellata di tutti i termini base. Non dovrei aver lasciato fuori niente, però se l'avessi fatto, ovviamente scrivetemelo qua sotto. Spero che il video vi sia piaciuto, spero che di essere stata insomma abbastanza chiara. Se sì, mettetemi un like, iscrivetevi al canale e ci vediamo molto presto in un prossimo video.